Prima di tutto vorrei ringraziare l'amico Paolini per aver organizzato questi incontri in Italia sul Vajont e sull'acqua. È fondamentale in questo momento porre questo problema. Io sono stato a vedere la diga del Vajont, ho visto il disastro che ho fatto e incredibile quello che è successo, ma ho paura che purtroppo di Vajont ne vedremmo molti se si va avanti di questo passo. Già basterebbe citare adesso quello che è appena avvenuto in Libia, dove a Derna, siamo nella Cirenaica, quella tromba d'acqua praticamente ha spazzato via le due dighe e almeno 20.000 persone sono morte, fra cui anche molti migranti che erano lì per varie ragioni. Ma veramente siamo davanti a delle assurdità che, teniamolo ben presente, le sperimenteremo sempre di più se andiamo avanti così. Perché? Perché secondo me l'uomo, io parlo dell'uomo e della donna, l'uomo ha praticamente, io non so cosa sia successo, ma ha perso questa capacità che hanno avuto gli antichi di guardare all'acqua come al tesoro più grande che abbiamo. È inutile che stiamo qui a prenderci in giro. L'acqua è vita. Gli scienziati ci dicono a chiarissime lettere che se non ci fosse l'acqua su questo pianeta non ci sarebbe vita. Ma cavoli, stiamo andando sul pianeta Marte per vedere se troviamo qualche o goccia d'acqua o qualcosa che potrà, per capire se ci può essere vita. Ma siamo pazzi a mettere in pericolo l'acqua su questo pianeta? Quella è la follia umana che io non riesco a davvero più ad accettare.